Inizio ad anticiparvi che per qualsiasi domanda durante il webinar potete scrivere nella chat, ci sarà Gabriele che risponderà alle vostre domande e eventualmente ci sarà anche poi uno spazio alla fine per andare, diciamo, a sciogliere dubbi eventuali che si sono creati. Ok, aspettiamo ancora un attimino. E poi partiamo. Ok, vediamo. Ancora qualche secondo. E partiamo. Ok, direi che possiamo iniziare. Allora, benvenuti alla seconda edizione dei webinar fatti da Sinta riguardanti la robotica collaborativa. Oggi tratteremo non solo del robot collaborativo e del mondo che lo circonda, ma andremo a proporre una soluzione flessibile di robotica collaborativa. In particolare andremo a vedere questa soluzione che vediamo qui vicino a me, composta da chiaramente il robot, che è un TM12, un carrellino mobile prodotto dalla Ergonit, che è una ditta con cui collaboriamo, e un tool, dei tool collaborativi della OnRobot. Andremo a vedere l'integrazione di questi strumenti insieme, che cosa possono, diciamo, cosa si può fare con questi strumenti? Ok. Brevemente oggi andremo a vedere questi tre punti principali. Faremo una breve introduzione sia a quel che è Sinta, la nostra realtà, sia a Techman Robot. E passeremo poi alla parte principale del webinar, che è questa dimostrazione pratica in cui andremo a sviluppare una prima parte di questa applicazione insieme e poi vi farò vedere l'applicazione che ho preparato per voi. Andremo a sfruttare la telecamera del robot e andremo a sfruttare un landmark, che non è nient'altro che una spina virtuale, rispetto al quale lui andrà a ricalcolarsi le posizioni. Questo permette quindi di avere una soluzione flessibile, in quanto posso muovere e movimentare il carrellino senza doverlo necessariamente ancorare in maniera precisa, sempre che l'applicazione me lo permetta, e grazie a questo landmark mi posso ricalcolare le posizioni senza aver bisogno di reinsegnare i punti. Ok. Sinta è una società che da oltre 20 anni si occupa della distribuzione di accessori per l'automazione industriale. In particolare, Sinta ha iniziato con IAI, che è una serie di assi elettrici intelligenti o robot cartesiani, robot da tavolo. Dopodiché è stato introdotto il marchio Epson, che è un marchio leader per quanto riguarda il mercato degli SCARA e ha anche una vasta gamma per quanto riguarda i robot antropomorfi. Sono robot di tipo, definiamoli, tradizionale. Diverso il discorso per Techman, che è stato integrato circa 3 anni fa, una gamma di robot collaborativi e una serie di accessori plug and play che stanno venendo a galla con l'affermarsi di queste tecnologie. I servizi che Sinta propone e offre non è esclusivamente il servizio di vendita, ma ci occupiamo anche di un servizio di progettazione, ovvero tutte le verifiche, le prove di fattibilità, tempo ciclo, raggiungibilità o prove di visione che precedono l'atto della vendita. Quindi andiamo a studiare il progetto e a cercare la soluzione migliore. Offriamo anche un servizio di programmazione. Qualora voleste avere la macchina pronta, noi ci occupiamo della programmazione del robot. In più facciamo anche corsi di formazione, quindi qualora vorreste diventare autonomi nell'utilizzo delle nostre macchine, facciamo anche corsi di formazione. E ultimo, non per importanza, offriamo su tutti i nostri prodotti un servizio di assistenza a 360 gradi. I settori interessati sono quelli tipici dei carichi medio-piccoli, quindi automotive, elettronico, farmaceutico. Giusto per completezza, arriviamo con lo SCARA a avere un payload di massimo 20 kg, per quanto riguarda quindi 4 assi, e 14 per quanto riguarda il 6 assi. Ok, Techman è una società che nasce nel 2016 a Taiwan come una divisione di automazione della Quanta Computer.
Techman è diventata una delle aziende leader nel mercato del cobot nel mondo e da poco è disponibile anche un quartiere headquarter europeo in Olanda che ha accorciato quindi i tempi di consegna, eccetera, eccetera. Abbiamo inoltre anche un magazzino presso di noi dove abbiamo almeno uno di questi, di tutti gli esemplari, che possiamo vederli qui a destra. Abbiamo quindi TM5700, che ha un raggio 700 mm e un payload di 6 kg, un TM5900 che ha un raggio di 900 ma un payload di 4 kg, il TM12 che è qui con noi oggi che ha un raggio di 1300 e una portata di 12 kg e poi abbiamo il TM14 che ha un raggio 1100 ma un payload di 14 mm. Brevemente in fornitura vengono forniti sia il manipolatore, sia il controllore, sia il software di programmazione. TMFlow che è uno dei punti di forza diciamo, dell'ecosistema Techman, in quanto è un sistema di programmazione molto intuitivo a blocchi che rende possibile l'utilizzo di questo robot anche a chi di robotica non ne mastica tutti i giorni. Infine, sempre nella fornitura, sono fornite queste tavolette di calibrazione che servono, poi vedremo, a calibrare la telecamera. E le peculiarità, i punti di forza di Techman rispetto ad altri robot sono accessori sul polso, quindi ho una serie di pulsanti oltre alla telecamera che mi permettono la movimentazione del robot a mano. Il software di programmazione, abbiamo detto, quindi molto semplificato, un control box con tutte le interfacce di cui ho bisogno, un simulatore interno e una serie di oggetti che orbitano intorno all'universo della robotica collaborativa, delle quali poi accenneremo qualcosina. Quindi andiamo a vedere rapidamente cosa troviamo sulla telecamera, quindi sull'end effector del robot. Abbiamo, come detto, il pulsantino free, il pulsantino visione, che andrà a inserire un blocchettino, quindi un blocchettino funzionale che servirà per la programmazione di un lavoro di visione, il pulsantino punto, che andrà a registrare la configurazione del braccio in questo istante, riferendo il punto salvato rispetto al TCP specificato. Abbiamo l'ultimo pulsantino, che è il pulsante gripper, che è un pulsante programmabile su tutti gli ingressi e tutte le uscite digitali, o ai quali si possono assegnare dei blocchettini personalizzati, come per esempio quelle di un robot, che si scaricano dal loro sito. Quindi una volta che ho comprato la pinza, non solo mi viene fornito l'accoppiamento meccanico, ma ho addirittura a disposizione la parte software che mi permette di avere un utilizzo estremamente semplice e plug and play. Ok, la telecamera è una telecamera a colori, utilizzabile risoluzioni variabili da 1,2 a 5 megapixel, c'è una circolare a LED che dopo andremo a vedere, e come vi dicevo, queste tavolette di calibrazione che sono fornite insieme al robot servono per fare una calibrazione estremamente semplice per quanto riguarda l'aspetto della visione, che dopo andremo a vedere nella nostra dimostrazione pratica. Ok, questo brevemente è il software, vedete che è un diagramma di flusso, nient'altro, ogni blocchettino è personalizzabile, quindi per esempio il blocchettino punto, potrei dire come raggiungere questo punto salvato nel programma, ha una serie di funzioni predefinite che vediamo sulla sinistra, importabili all'interno del software di programmazione. Queste funzioni sono, come detto prima, espandibili con tutti i blocchettini che vengono implementati insieme alla pinza sostanzialmente, ed è disponibile anche una programmazione online per ridurre i tempi di sviluppo del progetto. Ok, TM Plug and Play, quindi come accennato fino adesso c'è un universo di oggetti che orbitano attorno a Techman, abbiamo pinze, ventose, ma anche cavi, dei passacavi esterni, delle protezioni, insomma una serie di accessori che nascono per la robotica collaborativa e che vogliono completare un pochettino quel che è la fornitura di un robot di questo tipo. In particolare oggi, come detto, ci soffermeremo su un robot, mostreremo in particolare una ventosa e una pinza, quella pinza parallela nuova, prodotte da un robot. Ok, passiamo quindi alla parte della dimostrazione pratica. Gli obiettivi della nostra dimostrazione pratica, quindi di questa demo, è sviluppare due piccole applicazioni collaborative, una di pick and place, quindi inserendo questi oggettini che vedete qui sul tavolo all'interno di queste scatole, e il messaggio che vuole passare è la versatilità e l'elasticità con il quale il robot riesce a ricalcolarsi le posizioni e quindi immaginare, diciamo, questa sorta di processo all'interno di una delle vostre linee. Ok. Cosa useremo per questa applicazione? Andremo a utilizzare
Questa pinza della OnRobot, quindi una pinza parallela elettrica programmabile con una forza massima di 140 N. Andremo a utilizzare poi una ventosa, una VGC10, che è un sistema di presa con il vuoto integrato, e poi andremo a usare il Mobile, che è questa piattaforma di movimentazione del robot su ruote, per movimentare il robot tra le nostre due stazioni di lavoro. Ok. Facciamo una piccola panoramica su quel che è OnRobot. OnRobot si basa sul... il principio di OnRobot segue la robotica collaborativa, quindi tutti i loro prodotti sono certificati e conformi alla normativa ISO TS 15066, che come sappiamo va a regolare e a dettare i paletti per lo sviluppo di applicazioni collaborative. Sono tutte soluzioni plug and play, quindi come spiegato prima, insieme alla pinza viene fornito anche la parte software per avere un funzionamento plug and play. È un'architettura molto semplice, infatti è necessario un solo control box per controllare tutti i prodotti disponibili. In quanto questo quick changer, dove avete visto che ho attaccato e staccato questa pinza, è compatibile con tutti i prodotti e quindi posso andare a sostituire il mio tool in maniera estremamente semplice. La programmazione di questo oggetto può avvenire in due modi: o usando il web browser fornito da OnRobot che si chiama WebLogic, andando a creare delle configurazioni richiamabili poi tramite segnali digitali, quindi l'unità di controllo che vedete lì in basso a sinistra. La posso fare lavorare in diversi modi, oppure, come vedremo dopo, direttamente dal software del robot, andando a importare i blocchettini, andando a regolare i parametri direttamente da lì. I punti di forza di un robot sono l'assenza di aria compressa assoluta, quindi nessun tool dispone, funziona, diciamo, con l'aria, sono tutti tool elettrici, c'è un unico sistema di comunicazione per comunicare con tutti i robot, c'è un'integrazione chiaramente fatte finite, diciamo chiavi in mano, questo strumento di interchiabilità tra i tool che è estremamente flessibile e semplice, disponibile singolo come lo vedete qui o in configurazione doppia, quindi questo dual quick changer, ed è tutti questi oggetti sono personalizzabili tramite il software, quindi di Techman. Andiamo a fare quindi una panoramica di Ergonit. Ergonit è un'azienda che si occupa di offrire soluzioni automatizzate nel campo della robotica collaborativa. Sebbene qui vediamo tre prodotti standard che sono comunque altamente personalizzabili, Ergonit studia ad hoc caso per caso e fornisce soluzioni chiavi in mano, fornisce soluzioni chiavi in mano che vanno oltre questi tre prodotti, quindi altamente personalizzabile. Vediamo in particolare questi tre prodotti che hanno avuto un riscontro molto buono in quel che è il mondo della robotica collaborativa. In particolare vediamo il Mobiler, che è una piattaforma che è dotata di interfacce elettriche e pneumatiche. Abbiamo uno schermo touchscreen dove possiamo utilizzare il software. Oggi userò il mio PC, non perché quello non sia comodo, ma perché almeno voi potete vedere quello che io sto facendo, cosa che altrimenti non sarebbe possibile. Poi abbiamo un palletizer, che è uno strumento che è pensato per la pallettizzazione con un sistema di un'asse lineare che sposta su in alto e in basso il robot per raggiungere quote più elevate, e poi un feeder che è un alimentatore cassetti. Andiamo a vedere quindi dei video che mostrano questi oggetti al lavoro. Questo è il palletizer, in questo caso non c'è l'asse verticale perché non era necessario. Vediamo che sia sulla destra che sulla sinistra sono presenti i pezzi da lavorare. Il robot con la parte interna della pinza va a prelevare il pezzo. Con la parte esterna, dopo aver fatto la fotografia per vedere dove si trova il centro del pallet, va a prelevare il pallet in modo tale da poter avere accesso al bancale sottostante. E quindi qui potete vedere che c'è un'autonomia abbastanza elevata nel carico scarico macchina utensile, dove di solito i tempi, diciamo, della macchina sono non così bassi, quindi dove permette l'utilizzo di questa tipologia di robot. Andiamo a vedere quindi la seconda applicazione. Questo è il feeder, è un oggetto che è personalizzabile sia per quando vedete che ci sono dei cassetti, quindi posso personalizzare il numero di cassetti e il numero di posizioni all'interno del cassetto. Comunque il robot con la telecamera andrà sempre a correggere la posizione di prelievo. Qui vediamo che il robot comunica con la macchina utensile, va a effettuare le sue operazioni, con la doppia pinza scarica e carica
la macchina utensili e poi andrà a depositare il pezzo lavorato all'interno del cassetto. Anche la gestione dell'apertura e della chiusura dei cassetti è autonoma e sul retro della macchina è possibile aprire i cassetti verso dietro in modo tale da non andare a fermare l'esecuzione del robot. Perché a fermare? Perché vedete che in basso a sinistra abbiamo un laser scanner, quindi quando l'operatore si avvicinerà il robot si metterà in pausa. Se mettersi in pausa o se rallentare, quello è a discrezione dell'applicazione che stiamo andando a fare. Vedete qui che il robot chiude e si riapre i cassetti. Anche qui stesso concetto, grande autonomia, e quindi può andare a effettuare dei lavori che per l'uomo sono, diciamo, dal poco valore aggiunto. Ok, affrontiamo quindi adesso la parte pratica, cambiamo schermata. Anzi, prima vi spiego cosa andiamo a fare. Questi sono gli obiettivi dell'applicazione generica. Quello che andremo a fare insieme è andare a insegnare un modello al nostro sistema, quindi con la telecamera acquisiremo un modello di quel che è questo pezzettino, con la pinza andremo a prelevarlo e poi andremo a depositarlo all'interno della scatolina. Una volta fatto questo, farò partire il programma, diciamo, principale, che si occuperà di inserire gli oggetti nella scatola in base alla visione dell'Landmark. Ok, andiamo quindi a connetterci al nostro robot, ok, e andiamo ad aprire un nuovo progetto. Lo chiamiamo Webinar 2. Ok, quindi vedete, questo è l'ambiente di programmazione, una serie di blocchettini funzionali che sono trascinabili all'interno del software dalla lista, oppure, per quanto riguarda il blocchettino, per esempio, punto, creabili direttamente dal pulsantino sulla telecamera. Una particolarità per quanto riguarda il movimento manuale, tramite questo pulsantino posso andare a bloccare dei gradi di libertà, quindi posso andare a vincolare quelli che sono i movimenti del robot anche quando premo il pulsantino. In questo caso noi ci mettiamo con tutti giunti liberi. Ok, andiamo quindi a acquisire questo modello, salviamo più o meno un punto dove ci permette di andare a avere una buona visuale, quindi inseriamo il nostro blocchettino, visione, andiamo a metterci perpendicolari al piano di lavoro, ok, e andiamo a creare il nostro job vision, lo chiamiamo pezzo, ok. Questa che si apre è la schermata dedicata alla programmazione del sola telecamera, quindi della creazione di un lavoro di visione, e in linea con quel che ha voluto sviluppare Techman, vedrete anche qui che è una programmazione estremamente semplice. Ok, andiamo a correggere un pochettino la posizione della nostra fotografia. Andiamo così, ruotiamo un po' la telecamera e ci centriamo bene. Ok, una volta che siamo centrati bene, ci avviciniamo quanto possiamo. Ok, per prima cosa ci addentriamo in Camera Kit, dove posso regolare tutti i parametri, quindi tempo di esposizione, bilanciamento di bianchi e focus per quanto riguarda la telecamera. Quindi andiamo a fare un autofocus, andiamo a fare a settare lo shutter time, il tempo di esposizione, in modo tale da avere un'immagine non troppo luminosa, ma neanche troppo scura. E salviamo il nostro risultato, vediamo se ok. Una volta che abbiamo salvato il nostro risultato e ci siamo accertati che ciò che vediamo è di buona qualità, andiamo a calibrare il sistema che viene calibrato attraverso queste tavolette di calibrazione disponibili in due versioni, o questa piccolina, oppure c'è anche quella un po' pochettino più grande se l'oggetto è più grande, oppure devo stare più lontano dall'area di visione. Ok, vediamo che lui automaticamente riconosce la nostra tavoletta di calibrazione. Il primo stage è il tilt correction, quindi attraverso la telecamera lui va a mettersi perpendicolare al piano di lavoro. Questo mi è utile magari quando ho dei piani inclinati, io metto la telecamera e lei si regola automaticamente rispetto all'inclinazione della tavoletta di calibrazione. Ok. Quindi anche qui è tutta una procedura automatica e tramite algoritmi lui riesce a risalire
al giusto orientamento e quindi mettersi perpendicolare al piano di, di lavoro. Ok, quindi il primo step è completato. Confermiamo il workspace. Adesso, senza muovere la tavoletta di calibrazione, passiamo alla vera e propria conversione pixel millimetro. Per chi ha già avuto a che fare con questo tipo di operazione, quindi calibrazione di sistemi di visione, sa bene che è un'operazione che molte volte può richiedere tempo e tanta fatica. In questo modo Techman ha voluto un pochettino ridurre all'osso quel che poteva, diciamo, rendere il più semplice possibile questa operazione, sempre con l'obiettivo di rendere questo strumento utilizzabile anche a persone che non hanno masticato dei sistemi di visione. Come vedete, quindi, è tutto automatizzato. E per chi magari non lo sapesse, la calibrazione è quell'anello che lega un punto espresso in pixel visti dalla telecamera allo stesso punto ma espresso rispetto a coordinate robot. Quindi è quell'anello che lega la fotografia, ciò che vedo nella fotografia, alle posizioni robot. Ok, salviamo quindi il nostro risultato, lo chiameremo Workspace Web 2. Ok, una volta che abbiamo calibrato la nostra tavoletta di calibrazione, non ci serve più, quindi la rimuoviamo e lasciamo sotto la telecamera solo un pezzo per acquisire il modello. Ok, ho a disposizione una serie di possibili task, oggi ci concentreremo su Fixed Point, quindi andiamo a prendere un oggetto dopo aver fatto la fotografia, andiamo a selezionare il nostro workspace e ci portiamo nella posizione iniziale. Di default il blocchettino della telecamera è un punto in cui eseguo una fotografia. Posso disancorare queste informazioni e fare in modo che il blocchettino della visione sia esclusivamente una fotografia e sarò io a mano a dirgli dove andare a fare la fotografia. Ok, all'interno del blocchettino di inizializzazione possiamo andare ad attivare e ci torna utile la telecamera, quindi quella circolare LED di cui vi parlavo. È regolabile in intensità a seconda di quanta luce voglio emettere. A noi viene comodo che l'immagine sia ben contrastata. Ok. Questo sono tre menu. Il primo è tutto ciò che riguarda l'enhancement, quindi il miglioramento dell'immagine, miglioramento chiaramente per il sistema. Quindi andiamo per esempio a alzare un pochettino il contrasto e a diminuire un pochettino la luminosità in modo da ottenere un'immagine estremamente contrastata. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a selezionare il nostro pattern matching, quindi andremo a insegnare una forma geometrica al nostro sistema. E lo possiamo fare in due modi, o andando a selezionare a mano il pattern, nel caso dovessi guardare il particolare di un oggetto, col problema che l'oggetto non sta tutto sotto la telecamera. In questo caso invece posso andare a fare un'acquisizione della forma dell'oggetto per differenza. Quindi faccio una fotografia senza l'oggetto e poi faccio una fotografia con l'oggetto. Regolando le giuste soglie, poi riesco a ottenere l'informazione che mi serve, quindi solo la circonferenza esterna. Non baderemo all'orientamento per questo esempio. Ok, posso andare chiaramente in ogni situazione a correggere, aggiungere o togliere dei pixel di interesse e possiamo andare a specificare l'area di ricerca, quindi se posso andare a cercare l'oggetto solo in una determinata posizione, e questo è il range rotazionale. Quindi in questo caso ci va bene una piccola tolleranza, ma non è richiesto, diciamo, lo riorientamento. E questo è lo scaling range, quindi potrei trovare oggetti che sono della metà più piccoli o del doppio più grandi rispetto a quello insegnato. Ok, quindi qui dopo aver regolato i vari parametri, in particolare interessante qua è lo score, quindi in questo caso gli stiamo dicendo che sia almeno il 61% dei pixel che io sto osservando corrisponde al modello, allora per me l'oggetto è stato trovato. Ok, una volta che abbiamo insegnato il nostro modello, si creerà all'interno del sistema un nuovo frame, quindi un nuovo sistema, una nuova base, un nuovo sistema di riferimento che sarà relativo proprio a questa fotografia qua. Ok, prima di andare a fare la fotografia andiamo a aprire la pinza, quindi questo è il blocchettino che un robot ha fornito per Techman per andare a gestire la pinza. Comunque qui è tutto spiegato, quindi ci sono tutti i manuali presenti addirittura all'interno del software. Ok, andiamo a definire quindi un width che può essere di 30 mm per la posizione aperta, poi andiamo a effettuare la nostra fotografia, con step run vado a simulare il blocchettino. Ok,
Finish identifica l'avvenuto successo del lavoro di visione e andiamo a insegnare il nostro punto. Metto il robot in scala like e quindi faccio in modo che quest'asse rimanga sempre perpendicolare al piano di lavoro e mi porto nei pressi del punto di prelievo. Ok. Quindi una volta che arrivo all'incirca sul punto di prelievo, tramite la schermata controller e il mio joystick, col pulsantino più e meno, posso andare a fare il dettaglio del punto. Quindi seleziono la coordinata X e col pulsantino più o meno vado avanti, faccio lo stesso per quanto riguarda la coordinata Y e poi vado a dettagli la quota Z. Ok, una volta che ho finito faccio ancora una piccola correzione qui. Ok, una volta che ho terminato posso acquisire il punto tramite il mio pulsantino punto, vedete che è espresso rispetto a questo occhiolino. Voglio che si avvicinarmi dalla verticale, quindi in base a dov'è l'oggetto, voglio che l'approccio sia sempre sulla verticale di questo. Ok. Una volta che arrivo in posizione, chiudo le pinze. Quindi vado a dirgli che questa volta il mio target deve essere più stretto, quindi di 10 mm. Ok. Nel momento in cui l'oggetto è stato preso, quindi che la pinza sente che l'oggetto è stato preso, vado a fare uno svincolo verticale relativo rispetto alla posizione di prelievo. Ok. Una volta che mi sono svincolato, anche facciamo anche di 150 mm, una volta che mi sono svincolato vado a insegnargli la posizione di deposito, che può essere questa. Ok, questa posizione però voglio che sia fissa rispetto al mondo. Sempre come approccio waypoint. Ok. E poi, come ultima cosa, apriamo la pinza. Di nuovo 30 mm. E di nuovo il nostro svincolo. Una volta arrivati qui, c'è un blocchettino GoTo che mi permette di saltare a un blocchettino del programma. In questo caso andremo a fare la fotografia. Nel caso il pezzo non venga visto, metterò il robot in pausa. Ok, una volta che abbiamo terminato, come vedete è molto intuitivo, basta premere sullo stick il pulsantino play. E il robot inizierà a fare esattamente quello che gli abbiamo insegnato, quindi aumentiamo un pochettino la velocità, mettiamo un paio di pezzi in più, vedete che fa la fotografia e va a prelevare il pezzo. Ok, come avete visto abbiamo sviluppato un'applicazione di pick and place con l'ausilio della telecamera in 10 minuti, comunque abbiamo fatto molto in fretta. Ok, passiamo quindi a farvi vedere l'applicazione, diciamo, al completo. Faccio un piccolo zoom. Ok, eccoci qua. Allora, riposizioniamo il robot in una posizione di riposo e andiamo ad aprire il nostro programma. Ok, vedete che non c'è molto di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto insieme. Andiamo quindi a movimentare la nostra stazione mobile e andiamo a portarla in posizione più o meno. Ok, questo è l'handmark, quindi cambiate, andremo a inquadrare e schiacciando play, la nostra applicazione partirà. Adesso vedete che la prima cosa che fa il robot è andare a inquadrare il logo del LAMA. Quindi rispetto a questo logo lui andrà a ricalcolarsi tutte le posizioni di lavoro. Ok, un secondo. Spostiamolo.
luce, scusatemi. Ok, avete visto che è andato a inquadrare quindi il landmark, che ha riconosciuto questo landmark, e queste posizioni che adesso vedete, in particolare sia la posizione della prima fotografia tramite la quale avviene il primo prelievo, sia poi la posizione di deposito che la posizione della seconda fotografia, sono espresse rispetto a questo sistema di riferimento, quindi chiamiamolo landmark. Qual è il vantaggio di questa applicazione? Adesso vi faccio fare l'altra posizione della fotografia, quindi adesso si cambia modello e si va a prelevare lo stesso modello che abbiamo insegnato insieme. Ok. Se adesso noi lo stoppiamo e andiamo a movimentare il carrellino, sperando di essere più fortunati con i riflessi 50 Hz dei neon, ok, sì. Vedete che le posizioni di lavoro rimangono invariate, quindi io, anche se ho un carrellino di questo tipo e l'applicazione non richiede chiaramente una precisione elevata, posso pensare a una soluzione di questo tipo, dove le posizioni quindi sono tutte riferite rispetto a questa spina virtuale. Chiaramente nel caso l'applicazione richiedesse una precisione elevata, posso fare in modo di creare delle spine, diciamo, riferite in modo della quantità che mi serve della precisione richiesta, e quindi posso ovviare a questo problema. Ok, quindi questa prima applicazione è un'applicazione di packaging, abbiamo voluto simulare una pseudo linea collaborativa, quindi supponiamo che una volta che questi oggetti sono stati inscatolati, il robot venga spostato su una seconda posizione, dove il compito è quello di andare a imballarli, quindi mettere tutte le scatole all'interno di una seconda scatola. Per fare ciò, quindi, togliamo la nostra pinza, andiamo a inserire, montare la nostra ventosa, quindi come vedete un cambio tool estremamente semplice, okay. E andiamo a posizionare il nostro robot in una posizione più o meno buona per la seconda applicazione. Ok, una volta che arriviamo qui, andremo a selezionare il secondo programma. Questa selezione può essere fatta per esempio tramite un QR code, un barcode che la telecamera va a inquadrare a seconda della postazione in cui è inserito, e facciamo il pulsante play. Ok, al pari di prima andremo a fare una fotografia all'anna. E andremo a prelevare l'oggetto. Questo qua vi scusa, arrivo, eh. Ok. Ecco qua. Quindi, sempre inquadrando il lamma, io si è ricalcolato da solo le posizioni di chiedo scusa, c'è stato un problema tecnico. Ok, eccoci qua. Quindi in questo caso abbiamo cambiato il tool, abbiamo inserito, abbiamo montato una ventosa e siamo passati a imballare, a fare scatolare le scatoline appena create. Giusto per farvi capire la potenzialità, io sposto il mio carrellino. Andrò sempre con la telecamera a inquadrare il mio lama, e quindi andrò a prelevare le scatoline sempre nella stessa posizione. Ok, quindi questo abbiamo voluto proporre questa dimostrazione per farvi un pochettino capire il concetto che sta dietro a questa filosofia di robot, quindi la versatilità e il... anzi, vi lascio il robot.
Quindi la versatilità di questa soluzione e la possibile applicazione senza la necessità di avere necessariamente un riferimento meccanico, quindi andando a sfruttare ciò che il sistema di le potenzialità che il sistema di visione offre. Ok, mentre il robot lavora, tiriamo un attimino le somme. Quindi abbiamo presentato questa dimostrazione di dove vi abbiamo mostrato un pick and place sia con la pinza sia con la ventosa in modo molto estremamente flessibile tra due stazioni e dove il robot autonomamente andava a ricalcolarsi le posizioni, e quindi una soluzione integrata di robotica collaborativa che è facile da usare, quindi sia il cambio tool, sia la movimentazione del carrellino, sia la programmazione del robot sono delle programmazioni semplificate, quindi a portata anche di chi non sempre lavora a contatto con col mondo della robotica. È una soluzione flessibile perché è estremamente personalizzabile. Devo fare una cosa, quindi con la pinza posso montare la pinza, posso personalizzare le griffe, devo fare per esempio levigatura, cioè il tool per la levigatura, devo fare avvitatura, ho il tool per l'avvitatura, quindi è estremamente flessibile. È sicura perché rispettando le normative della robotica collaborativa, quindi ancora della ISO 15066, posso ottenere un'applicazione in campo aperto anche che è sostanzialmente sicura. È completamente integrata, quindi non ho bisogno di sviluppare praticamente nulla se non il corpo della mia applicazione, e è chiave in mano, quindi soluzioni come avete visto nei video precedenti o come questa che vi abbiamo mostrato sono disponibili chiave in mano presso di noi. Ok, rieccoci qui. Io ho finito, per oggi è tutto. Lasciamo un po' di spazio alle domande nel caso ce ne fossero, o se Gabriele ha risposto a tutto. Vediamo un attimino. Eccoci qua. Sì, se io posso entrare le domande potete... Buongiorno. Sì. Ok. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio riguardante prove di fattibilità, prove di visione o simulazioni nelle quali voleste accertarvi del tempo ciclo o della raggiungibilità di alcuni punti, potete scriverci agli indirizzi mail che vedete riportati in questa ultima slide, quindi a me, Andrea Paoli, oppure al mio collega Gabriele Cepile, e noi saremo ben lieti di soddisfare le vostre richieste e di vedere insieme a voi se la robotica collaborativa è una possibile soluzione al vostro problema. In alternativa, se così non fosse, possiamo valutare una delle soluzioni sia con la robotica tradizionale casa Epson o con degli assi lineari della IAI. Ok, vedo forse un'altra domanda. Sì, assolutamente. Poi video, scriveteci che possiamo darvi ciò che desiderate. Quanto riguarda la palettizzazione delle scatole, allora sì, io ho sviluppato questa applicazione nel secondo modo in cui descrive lei, quindi sostanzialmente io attivo la pinza, vado in posizione, quando sento il vuoto allora mi fermo. È possibile però fare anche un piccolo controllo di forza, nel senso posso usare la corrente assorbita sui motori per verificare che oltre alla ventosa, se per caso ci fosse qualche problema, io non vado a schiacciare troppo su qualche posaggio e quindi posso evitare di avere dei danni. Chiaramente questo a basse velocità. Vediamo se ho risposto correttamente. Sì, esatto, lo spessore delle scatoline è stato, lo si può o parametrare, quindi io posso acquisire un punto e ogni volta che una scatolina viene aggiunta io alzo il punto di questa quantità, quindi della quantità dell'altezza della scatolina, oppure come in questo caso che sono solo 6 scatoline, quindi 3 punti, se l'applicazione è sempre così, sono sempre 6 scatoline, posso insegnare 6 punti in modo tale da poterli andare a gestire in maniera un pochettino più semplice. Tornando un attimo al discorso della semplicità di utilizzo. Chiaro che un system integrator che va a utilizzare questo robot magari un pochettino ne risente in fase di programmazione, ma il cliente finale, quando andrà a avere a che fare con un programma di questo tipo, con una gestione di questo tipo, sarà sicuramente più agevolato nel fare delle piccole operazioni. Quindi dipende tanto da
secondo me, anche questo aspetto. Sì, sistema di visione 3D, c'è una Tecman ha sviluppato, sempre integrato all'interno del software, la possibilità di andare a integrare uno sviluppo con delle telecamere 3D, telecamere 3D sia montate sul polso che esternamente. Quindi non so se avete seguito il webinar sulla visione 3D e sulla Epson che abbiamo tenuto, che il mio collega Carlo Ravizzoli ha tenuto sulla visione 3D, ma ecco, quel tipo di strumento è utilizzabile anche su Tecman. Ci sono poi delle marche, che adesso non ricordo esattamente quali, che danno l'accesso a una programmazione del sistema 3D all'interno del software TMFlow in maniera molto semplificata. C'è un manuale di 80 pagine che spiega punto per punto le varie potenzialità. Quindi sì, è possibile gestire un sistema di visione 3D, è possibile gestire anche un sistema di conveyor tracking in maniera integrata, e che molto spesso è legato alla visione. E niente, quindi questo è quanto. Se ci sono altre domande, io sono ben lieto di rispondervi, altrimenti vi libero e vi auguro una buona giornata. Aspettiamo ancora un attimino. Ok, direi che forse mi sono perso una domanda. Se ci fosse eventuale domanda, ok. Facciamo così. Oh no, ok, perfetto. Sì, esatto, per tutte queste richieste, in particolare Simone, scrivici una mail che ti mandiamo quanto necessario, e vale chiaramente per tutti gli altri. Quindi direi che non ci sono più domande, e quindi per me è tutto. Vi ringrazio per la partecipazione, soprattutto per il vostro tempo, e speriamo di sentirci presto e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora. Ah, un'altra domanda, vediamo in extremis. Ah, ok, nessuna domanda. Grazie a tutti e buona serata ancora.